Benvenuti nella rubrica Video Game Story, dove parliamo del mondo videoludico a 360 gradi. Parliamo infatti dalle software house, allo sviluppo dei videogiochi, alle console e tutto quello che li riguarda. Per l'inizio di questa rubrica ho scelto di partire in maniera abbastanza particolare. Come avrete infatti notato dal titolo, il video si chiama Io e Gran Turismo, perché voglio appunto parlare del rapporto che ho con questa serie videoludica che per me è molto importante. Volevo infatti fare un episodio speciale, comunque, dove si parla di videogiochi, ma che presenta comunque un po' di contorno di emozioni personali e che riguarda aneddoti proprio riguardante Gran Turismo. Devo infatti a questa serie videoludica tanti dei momenti felici della mia vita, ma anche diversi momenti tristi o di puro riassestamento di vita personale, dovuta ad alcuni avvenimenti parecchio brutti che ho subito negli ultimi 2 anni della mia vita. Ma partiamo proprio dall'inizio e dai miei primi ricordi riguardanti appunto questa saga videoludica. Innanzitutto il mio primo contatto fu letteralmente dagli albori con Gran Turismo della prima PlayStation, e questo già rende tutto molto più speciale. Oltre a essere una delle mie prime console casalinghe, mi ha permesso anche di condividere vari momenti con mio padre. Inizialmente con la prima PlayStation, avendo solo un pad, giocavamo una gara test, ci sfidavamo su chi faceva il giro più veloce. E da qui partono già vari aneddoti molto particolari riguardanti appunto il videogioco, di cui assolutamente vado a esplicare due cose molto importanti. Gran Turismo è stato sviluppato da Polyphony Digital e pubblicato per la prima volta da Sony Computer Entertainment nel 1997 per la prima PlayStation. Il gioco fu diretto da Kazunori Yamauchi, il CEO appunto di Polyphony Digital e tuttora capo del progetto di Gran Turismo. La prima volta che Kazunori Yamauchi chiese di sviluppare questo gioco con il titolo provvisorio Test Drive, gli fu negata l'approvazione. Gli è stato invece chiesto di concentrarsi sulla produzione di altri due giochi, Motor Toon Grand Prix e Motor Toon Grand Prix 2. È stato il primo lead designer di entrambi i giochi e questo gli ha permesso di imparare come applicare la fisica dei veicoli, creare texture per i veicoli e sperimentare le dinamiche di corsa. Dopo che questi due giochi furono completati, chiese nuovamente di iniziare una nuova serie. Il consiglio di amministrazione, impressionato dal successo della serie Motor Toon, ha approvato questa richiesta. E in sostanza, utilizzando un meme ormai riconosciuto e utilizzato praticamente da tutti negli ultimi anni, Yamauchi è letteralmente il mio padre delle automobili. Grazie a lui mi ha fatto proprio appassionare all'automobilismo, al punto che non solo vado a realizzare questi video qua su YouTube per parlare di una saga videoludica, ma ad avere direttamente anche sulla piattaforma di TikTok un canale dedicato esclusivamente alla storia dell'automobilismo chiamato World Racing. Oltre ovviamente a essere un fan di Gran Turismo praticamente della prima ora, come appunto detto poco fa, ed avere almeno 500 ore su praticamente ogni titolo della saga, cercando anche paradossalmente di platinarli per conto mio con le mie piccole challenge, delle mie piccole sfide personali, anche quando i platini effettivamente non esistevano. Questo è per farvi capire quanto sia importante e soprattutto molto presente la saga di Gran Turismo nella mia vita e soprattutto dei ricordi, degli aneddoti che ho con mio padre, quello vero, non Yamauchi, dove in particolar modo due auto mi entrarono proprio nel cuore, a cui sono fortemente legato e che ho ripreso praticamente in ogni altro singolo titolo di Gran Turismo, ma anche in ogni altro singolo di videogioco di corse disponibile su ogni console. Perché infatti un altro appunto molto particolare è che, oltre a essere un fan di Gran Turismo, divenni letteralmente uno spappato di videogiochi di corse, tanto da provare ogni singolo titolo mai arrivato in Europa per ogni singola piattaforma esistente, sempre arrivato in Europa, di cui ovviamente vorrei parlare anche in altri video in questa mia passione videoludica dedicata appunto ai giochi di corse. Come dicevo, sono due le auto per me davvero fondamentali e riconosciute a livello di passione. La prima è assolutamente la Honda NSX, di cui nel primo Gran Turismo se ne trovano anche 7 modelli diversi, dove si varia ovviamente in varie componenti, potenza e varie modifiche estetiche. Ma se non ricordo male, la prima che utilizzavo appunto nel primo Gran Turismo in maniera peculiare, comunque caratteristica principalmente nelle gare arcade con mio padre, se non ricordo male, era appunto quella del 92. E soprattutto perché presenta un altro piccolo aneddoto personale che in pochi ricorderanno o altri meno conosceranno, soprattutto per un fattore molto particolare. Ed è proprio per questo motivo che esistono questi miei video su YouTube, a cui spero darete tanta attenzione. Questo perché c'era una Honda NSX di colore arancione nel filmato demo di apertura di Gran Turismo, ovvero quel filmato che partiva in automatico quando tu eri nella schermata iniziale di gioco e per diverso tempo non premevi nessun tasto sul joypad. E quel ricordo è vivissimo nella mia mente dopo ben 26, ormai 27 anni di
di vita e mi rimane proprio folgorato nel cervello questa Honda NSX in questo tracciato appunto di colore arancione. L'altra auto era un grande classico delle Corvette che utilizzava principalmente mio padre. Era la Corvette Stingray del 67 di color azzurro. Questo perché a mio padre principalmente gli piacevano di più le auto classiche, quelle un po' più storiche diciamo. Ma proprio per questi due tipi di auto parecchio differenti divenni un grande appassionato di alcuni archetipi di auto all'interno dei giochi di corse e non. Le auto che più mi appassionano infatti fin da bambino sono le sports car anni 80 e anni 90 giapponesi. Infatti una delle mie preferite che ho ripreso in ogni Gran Turismo e anche al di fuori della serie di Gran Turismo è assolutamente la Trueno del manga Initial D guidata da Takumi, a cui sono fortemente legato e che poi ne riparleremo sicuramente in seguito. E le muscle car moderne e classiche tutte per colpa di quella Stingray del 67. C'è da dire poi che in termini di videoludici Gran Turismo ha fatto fare uno step all'industria videoludica come mai prima d'ora, appunto riguardanti i giochi di auto. Innanzitutto per l'utilizzo ottimo del 3D dell'epoca, considerando che proprio in quegli anni stavano arrivando i primi videogiochi in 3D tra la Nintendo con Super Mario 64 o Tomb Raider, nonché ovviamente gli FPS come Doom, che già da qualche anno davano sfoggio della tridimensionalità dei videogiochi, e Gran Turismo traduceva degnamente quel mondo nelle corse con ambienti reali e le auto che erano fisicamente quelle a livello di dimensione e di estetica. Con un grande investimento stesso delle licenze, Gran Turismo riportava in videogioco la passione di Yamauchi, un vero fan delle auto e anche consulente progettista. Il primo Gran Turismo infatti aprì il Driving Simulator come mai prima d'ora, considerando che quello è proprio il sottotitolo del gioco che molti dimenticano. Il sottotitolo infatti serviva a far capire al pubblico che Gran Turismo non era un gioco arcade come tanti altri prima di lui, come Hard Drive, il celebre arcade game di corse di Atari del 1989, o Ridge Racer della Namco, che già prima di Gran Turismo da arcade divenne titolo per PlayStation, praticamente nell'anno di uscita della console. Ma Gran Turismo, con alla direzione di Yamauchi, aveva una marcia in più. C'era la base, la consapevolezza stessa di fare un passo oltre. Non più quindi un racing game come tanti altri prima citati, ma qualcosa di profondamente diverso come voleva Yamauchi, un vero compendio di automobilismo su CD. Gran Turismo infatti porta letteralmente su console la vera storia dell'automobilismo. Tra le auto in sé e alle personalizzazioni c'è del vero background. C'è del vero background ad esempio delle concessionarie che ti permettono appunto di approfondire la storia delle auto. Ad esempio i dettagli delle auto nel personalizzarle per un determinato tracciato fanno nettamente la differenza. Fare le patenti prima ancora di iniziare la tua avventura sembra proprio effettivamente una vera e propria carriera per un pilota in erba, che per me è ancora geniale dopo oltre 20 anni di gioco. Il sistema di patenti ti permette di conoscere perfettamente quello a cui stai andando incontro, ti permette di conoscere appunto le auto, da come guidarle, di conoscere effettivamente i meli tracciati e i vari modelli. In più ti letteralmente ti fa da manuale di guida per una patente, ovviamente non per quella reale ma all'interno del gioco, perché ti fa capire come accelerare, come frenare, come sterzare con determinati tipi di veicoli specifici. E poi vi dico anche una bella chicca che entrerebbe in realtà in un altro format, in un'altra rubrica che vorrei raccontare, ma sti cazzi. Nel manuale di gioco, cosa che voi millennial o comunque giocatori sicuramente più giovani degli ultimi 10-15 anni non conoscerete, noi old school rimpiangeremo, qui dentro ci sono letteralmente le tecniche di guida di veri piloti per insegnare come si guida. È una cosa che io rileggevo continuamente, non solo per appassionarmi ma anche per poter effettivamente fare meglio una curva e poter vincere una gara. Nel primo Gran Turismo c'erano ben 180 veicoli, considerando anche poi la cosiddetta carriera, che ti permette una personalizzazione di ogni singola auto. La longevità del titolo era già parecchio importante fin dagli inizi, permettendoti effettivamente un percorso di studio delle auto e del gioco in sé in maniera maniacale, tanto effettivamente da creare un culto di appassionati in tutto il mondo. Infatti da qui in poi, proprio con questo titolo, venivano istituiti tanti campionati in giro per il mondo proprio di appassionati di Gran Turismo, come qualsiasi altro esports moderno, comunque recente, o qualsiasi altro competitivo voi avete mai conosciuto. Gran Turismo c'era proprio già agli albori della divulgazione del competitivo videoludico, e soprattutto è una cosa veramente bella vedere tutti questi appassionati per un videogioco di corse e sfidarsi. E il nostro viaggio è tra l'altro è solo all'inizio per una saga leggendaria. Se vi è piaciuto questo video
video, vi invito a mettere un bel like per incoraggiare appunto la rubrica Video Game Story. Spero che comunque abbiate apprezzato questo video di inizio di questa rubrica un po' speciale, anche con aneddoti personali che ovviamente continueremo successivamente, di dare libero sfogo alla vostra passione di videogiochi nei commenti, anche e soprattutto per quelli che conoscono Gran Turismo o quelli che non lo conoscono. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo ad un prossimo episodio di Video Game Story.